Muzio Clementi, nato a Roma nel 1752 e morto a Evesham in Inghilterra nel 1832. Compositore, a detta di tutti i grandi musicologhi, sottostimato, decisamente sottostimato. È stato un grande pianista, è stato forse il primo grande pianista moderno, il primo compositore che ha dedicato al pianoforte non solo la sua competenza tecnica, ma anche la sua capacità espressiva. Vincenzo Vitale lo paragona a Cherubini, questa sua severità nella scrittura, questa sua capacità di conoscere non solo lo strumento dal punto di vista tecnico, come dicevo prima, ma anche lo strumento dal punto di vista espressivo. Il brano che sentirete di Muzio Clementi, lento e patetico, che è il secondo movimento della sonata in fa diesis minore, è per esempio un brano estremamente espressivo che fa parte di una sonata che Vladimir Horowitz ha portato in giro per il mondo, ha registrato. Horowitz è stato uno dei grandi estimatori di Clementi, così come tanti altri compositori e tanti altri pianisti dopo Clementi. Pensiamo a Maria Tipo, che ha pensato di presentare non solo le sue prime sonate in edizione, ma anche le sue composizioni minori, come i valzer, le monferrine, eccetera. Ma pensiamo anche appunto a pianisti della scuola di Vitale, come Michele Campanella, Laura De Fusco, eccetera, che parteciparono alla incisione per primi di tutta l'opera del Gradus al Parnassum, i suoi 100 studi per pianoforte. Oggi c'è che sta ultimando quest'opera Alessandro Marangoni. Io stesso nel 1975 ho esordito in campo discografico con un LP per l'Arion Ducale di studi tratti dal Gradus al Parnassum di Clementi, eseguendo tra l'altro in questi studi due suite, perché il Gradus al Parnassum conteneva non solo i famosi 23 studi che si suonavano all'esame di compimento medio e che poi oggi sono odiati da gran parte di quelli che nella nuova riforma li hanno eliminati, secondo me in maniera negativa, perché sono molto utili, perché sono 23 studi uguali per tutti e molto utili perché sono di tecnica diversa, scelti da Casella agli inizi del Novecento, ma sicuramente molto importanti, ma soprattutto è anche perché questi studi erano, la raccolta del Gradus conteneva fughe a doppio soggetto, adagi, composizioni molto espressive, insomma, che nei 23 sono quasi tutte sparite, c'è solo un adagio nei 23 e non ci sono comunque fughe, ma che nei 100 del Gradus ci sono. Pensate che Arturo Benedetti Michelangeli nei suoi corsi di perfezionamento faceva lavorare il primo di questi studi, che è uno studio sui ribattuti, prima semplici, poi doppi, poi tripli, che è molto utile per l'indipendenza di ogni singolo dito. Detto questo, Clementi ha avuto una vita straordinaria. Pensate che aveva 14 anni, il padre era argentiere presso il Vaticano a Roma, un nobile inglese, Beckford, Peter Beckford, lo ascoltò in una esibizione ancora giovanissimo e decise di chiedere al padre, e lo ottenne, di adottare Clementi, di portarselo in Inghilterra, farlo studiare nel suo castello. In cambio avrebbe dovuto suonare per gli amici che il nobile invitava a casa sua per 7 anni. E quindi fino a che non ebbe la capacità di assimilare perfettamente la tecnica pianistica e la capacità dello strumento di esprimersi, Clementi stette per 7 anni con quest'uomo. Visse con lui come se fosse stato un secondo padre, fu firmato un contratto tra l'altro e all'età di 18 anni poté esibirsi per la prima volta in un concerto dove ebbe così tanto successo che cominciò a diventare veramente uno dei grandi pianisti d'Inghilterra. Talmente grande che la sua prima tournée del 1781 gli si chiese da parte dell'imperatore di Vienna di fare un duello con Wolfgang Mozart. Il duello fu fatto, ovviamente Mozart in tutte le sue lettere parlò malissimo di Clementi, dicendo che era solo tecnica, che si preoccupava dello strumento solo della parte virtuosistica e non della parte espressiva.
Però si sa che l'imperatore fu costretto a dare come voto finale la parità perché Mozart era grande all'epoca, ma anche Clementi era un grande pianista. E non solo, successe anche un'altra cosa strana che voi sicuramente sapete, la sonata in si bemolle, che comincia con un si, con questo andamento armonico e ritmico uguale al flauto magico, all'inizio del flauto magico di Mozart, fu composta da Clementi quasi, diciamo, 6-7 anni prima che Mozart decidesse di scrivere il flauto magico. Quindi vuol dire che Mozart, nonostante tutte le cose terribili che diceva, che scriveva nelle sue lettere, magari pensava che queste lettere non sarebbero mai state lette se non dagli amici o dal padre o dalla madre, eccetera, o dalla sorella, nonostante queste cose fu costretto in qualche modo a tenere presente questo tema così straordinario che gli diede la possibilità di creare l'incipit di una delle sue opere più importanti. Clementi fu anche costruttore di pianoforti, una sua prima fabbrica di pianoforti in Inghilterra fu bruciata, per cui non poté continuare per un certo periodo la sua attività, che però venne ripresa dopo che si ritirò dalla vita concertistica e decise di diventare anche editore, costruttore di pianoforti, venditore di pianoforti. Un suo famoso viaggio a San Pietroburgo all'inizio dell'Ottocento fece sì che lo zar di San Pietroburgo decidesse di comprare diversi pianoforti di Clementi. In questo viaggio Clementi andò con John Field come assistente. Lo usava, era il suo allievo migliore, lo usava un po' come schiavo, diciamo così, come dimostratore, come un sottoposto. Però John Field, noi sappiamo che ispirò addirittura con i suoi notturni anche Frédéric Chopin. Ebbe anche altri allievi importanti, tra cui Cramer. E a proposito di Cramer, sappiate che dal 1807 Clementi ottenne anche come editore la possibilità di editare le composizioni più importanti di Ludwig van Beethoven, che lo stimava tantissimo e stimava tantissimo questo lento e patetico che ascolterete.